Si è svolta la festa regionale delle bandiere arancioni a Mondavio, dove 27 comuni sono stati premiati dalla bandiera del Touring Club, iniziativa che va avanti da ben 20 anni. Il riconoscimento viene assegnato alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità. Il titolo ha una validità temporanea: ogni 3 anni i comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all'analisi del TC, che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell'offerta e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento. Ai 25 comuni marchigiani che già vantavano il riconoscimento, quest'anno se ne sono aggiunti due, Frontone e San Severino Marche. Giornate come queste rappresentano un lavoro enorme fatto da chi quotidianamente si sforza per portare valore ai nostri territori e far riconoscere questo valore, che poi viene certificato e qualificato in un circuito nazionale e internazionale che ci dà la capacità di essere attrattivi e soprattutto ci dà un volano di sviluppo economico. Un'etichetta fondamentale ai fini turistici, un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Ricco il programma della festa: alle 16:30 al Chiostro Francescano l'accoglienza dei sindaci e dei referenti da parte del gruppo storico a cura della Proloco in Piazza Matteotti. A seguire la cerimonia di consegna delle bandiere arancioni, alla presenza del presidente della regione Acquaroli. Evento presentato nella splendida cornice del Chiostro Francescano da Alvin Crescini. Nel giardino Leopardi è stato offerto l'aperitivo arancione e al termine della serata, nuovamente al Chiostro Francescano, il concerto Melodic Living Ensemble del Coro Colombati Città di Pergola. Ricevere nuovamente la conferma della bandiera arancione era un obiettivo della nostra amministrazione, è un percorso nato nel 2003, quindi oggi ringrazieremo anche le passate amministrazioni per il lavoro svolto. Sono 20 anni che Mondavio sventola, diciamo, sul proprio campanile questa bandiera arancione e questo ci rende ovviamente molto orgogliosi perché comunque è frutto del lavoro di tanti amministratori, ma anche di un territorio.